La marena e nel tempo invece sviluppa sentori sullo smalto, sulla lacca, qualche nota di vernice, più viene fuori anche una nota dolciastra di caramello, viene fuori una nota di liquirizia, di tabacco dolce, qua dentro direi che ci si possono sentire abbastanza di questi profumi. E nel Saint-Emilion, per esempio, la nota di caffè è una polvere di caffè, una nota che si sviluppa volentieri. Un'altra nota si può sentire un po' di ruggine, una nota un po' ferrosa, una polvere leggera, ovviamente, ma... A me sembra molto equilibrato. Beh, questo... In teoria, assaggiato stasera 97 dovrebbe essere, cioè se non è al suo equilibrio ora non lo raggiunge. Ecco, sentite, viene fuori una nota, il pepe, viene fuori il pepe nero bello, bello stuzzicante, una nota anche balsamica, se lo hanno usato sentite un leggero pizzicore al naso, fa l'effetto... Sì, questa, ecco, la cosa bella è che magari sentite un profumo, lo ruotate, ne vengono fuori altri, in successione si alternano le spezie, la frutta, si... Che ve ne pare? Vi piace? La...